Nella palestra di Summaga, la Pallacanestro Portogruaro ha ospitato per il secondo di una serie di incontri il responsabile tecnico territoriale Alessandro Guidi, il quale questa volta ha seguito da vicino l'allenamento degli Under 14 Silver ed Elite, condividendo anche con loro le sue conoscenze e la sua esperienza volte ad un apprendimento di specifici aspetti del gioco del basket. Guidi è arrivato a Portogruaro nel contesto di un progetto ben definito che punta a monitorare da vicino lo stato di salute del basket giovanile regionale. Ma allora, buonasera a tutti e grazie soprattutto per l'opportunità di essere qua. Il mio visitare le società è un modo per conoscere in maniera più approfondita possibile vuoi i tecnici che si adoperano per il settore giovanile, vuoi creare un contatto con le società stesse, vuoi conoscere e monitorare poi i gruppi di ragazzi che mi vengono proposti. È un continuo interscambio di opinioni, di opportunità di conoscere e di vedere proprio all'opera questi ragazzi, e credo che sia determinante proprio per crearsi un quadro abbastanza definito e delineato di quello che è in questo momento l'orizzonte delle nuove leve che entrano in palestra. Ecco, appunto, e come sta insomma il basket giovanile regionale? Ma diciamo che non più tardi di qualche giornata fa siamo stati tutto sommato accreditati come regione con un invito importante per partecipare con i nati nel 2009 a un torneo che mette insieme le migliori 8 regioni italiane, che si svolgerà poi a Rimini nei primissimi giorni di gennaio, sia con i ragazzi che con le ragazze, quindi questo darebbe un'idea importante. È vero anche che magari con quelli un po' più piccoli stiamo ritornando a regimi normali di attività, cosa che negli ultimi anni non è stato semplice affrontare per le note vicende, e quindi scontiamo probabilmente un po', ma come tutti, le difficoltà soprattutto motorie, oltre che tecniche, rispetto all'età di questi ragazzi qua. Quindi è normale che ci sia un momento di impasse, però credo che si possa affrontarlo con grande serenità, ragionando funzionalmente al fatto che questi sono ragazzini che anagraficamente hanno un'età. Dal punto di vista motorio e tecnico magari sono un pelino più indietro, perché purtroppo danneggiati clamorosamente da 2 anni veramente difficili. E senta, che ambiente ha trovato a Portogruaro? Ma a parte un gruppo di allenatori, o meglio dire di istruttori, come piace chiamarli a me, perché chi fa settore giovanile dovrebbe avere sempre chiaro, credo, l'idea di insegnare la pallacanestro, ho trovato un gruppo di amici e di persone che conosco, alcuni che hanno collaborato con me anche nei centri tecnici regionali anni passati o nei centri di alta specializzazione, quindi è un ambiente che mi è particolarmente caro e con persone che sinceramente apprezzo molto nel loro entusiasmo, per il loro entusiasmo e per la loro opera costante e continua. Qui so che si è rigenerato un po', e Energy mi sembra il nome adeguato per far ripartire un movimento che, pur combattendo molto negli ultimi anni, si era un attimo forse un po' arenato anche per le difficoltà di qui sopra, e quindi mi fa piacere venire in palestra, e credo che sia questo il secondo appuntamento di una serie di appuntamenti che con il presidente e con i loro tecnici abbiamo pensato insieme di condividere cammin facendo durante l'anno.